quanti pazienti amministra? Pazienti di questo servizio su scala annua sono 710-720 persone. 720 persone? Qui in Boifani. Totale personale? I medici sono 8 me compreso, quindi operativi sui pazienti 7. La medicina in sé tende a dare, a categorizzare le malattie. Vero. Per la tossicodipendenza non è così? Credo molto poco, e non sono da solo a credere questo, che la definizione di una tossicodipendenza possa essere tracciata sulla base di canoni, validi per tutti. Il risultato è che nessuno, né in psicologia, né in psichiatria, né in medicina in senso generale, ti insegna anche la patologia tossicodipendenza. La persona che viene qua può venire qua perché ha deciso lei di curarsi, cioè ha deciso che ormai questo meccanismo non sta più in piedi, che non ce la fa più, che i pezzi che si perdono sono troppi, che bisogna trovare la maniera di rimettere insieme tutto, o perlomeno il più possibile. Così come abbiamo tantissime persone che ci contattano perché hanno un problema giudiziario in corso alle porte e quindi delle conseguenze pratiche, penali, di carcerazione comunque di uscita della dipendenza da un fatto privato nascosto a un verso una situazione di ufficializzazione in cui di fatto tu sei denunciato per qualcosa, ti fanno un processo, ti condannano, quindi insomma il tuo nome non è più nascosto nella massa, nell'anonimato, ma viene fuori. Gli abitanti che abitano in questo posto, qua intorno a questa struttura, a questo set, che idea si sono fatti del posto stesso e della gente che lo frequenta? Forse in questo caso in modo particolare una posizione negativa rispetto a... Lei ci ha parlato con queste persone? Ho anche conosciuto qualcuno. Visione negativa. Cominciano la mattina e finiscono la sera, perché li vedo arrivare, perché dalla finestra li vedo, mettono giù la macchina, la moto, che sia, vanno su, prendono quello che devono prendere, poi prendono, vanno a lavorare o vanno in altri posti. E rimane qui una piccola banda. Ho provato a chiedere, là così passano centinaia. Non è più un quartiere vivibile, come si dice, come una volta. Avevamo tutti i servizi. Sono stati obbligati a chiudere e andare via perché ci sarà stato un motivo. Se avevamo la posta su lì, avevamo la farmacia, leva su, vede la desolazione. Che non trovi la scusa che è la società. Io ho cominciato a 14 anni a lavorare, non mi sono mai drogato, sono andato a lavorare. Ho trovato il brutto, il cattivo come lavoro, sono scelto quello che potevo, che c'era all'epoca mia. Mi sono passato una guerra, ho visto gli orrori di una guerra. E con questo mi sono andato a drogare. Vedo che qua sti ragazzi fanno casino, sporcano, fanno la pipì sulle scale. Dove siamo? Siamo soli. Quando c'era tra calcinacce e polvere. E la posta. Deserto e malinconia. Maceria. Dell'esistenza spezzata, dell'amore impossibile, del sogno rimandato. Come si chiama l'oblio dell'idea? Disagio, noia, maceria. L'idea non è la mia, non è la nostra, non è. Dimenticata tra le pietre della casa adagiata sulla roccia, rudere sbriciolato, abbandonato. Sono macerie le idee, sono bambini che non nascono, non crescono, non più. Bambini vecchi che piangono di fronte a casseforti di indifferenza. La gioia, il sentimento, l'amore, chissà dove. Chissà dove. Spesso il tossicodipendente viene considerato tossico in quanto tale, irrecuperabile. Che ha una devianza, che non è considerata una malattia, questo è quello. E credo che questa cosa venga pensata dalla gente perché il tossico fa paura, cioè quello che non conosci ti spaventa. E francamente lo dico, quando ho cominciato a lavorare qua avevo un po' paura anch'io dei comportamenti delle persone.
davvero lavorando all'interno ti rendi conto che non devi mai perdere di vista il fatto che sei davanti a una persona e il rispetto è una cosa fondamentale. Perché se tu rispetti, ti rispettano. Pensavo che nella mia ignoranza in questo settore la dipendenza fosse il tossico, punto. E invece non è così, nel senso che ritengo che ci sono vari tipi di tossicodipendenza e varie tipologie di ragazzi che hanno questo problema. Credo che l'importante è capire che non per tutte le persone ci sono gli stessi obiettivi e quindi il risultato può essere al 100% perché ci sono obiettivi diversi. Cioè c'è il classico tossicodipendente da strada che chiaramente puoi fare un lavoro semplicemente di bassa soglia di riduzione del danno. Ci sono dei ragazzi che hanno ancora una dipendenza attiva, che però sono inseriti nell'ambito del lavoro, hanno una famiglia, una loro posizione comunque sociale. Poi ci sono i tossicodipendenti passivi, cioè quei ragazzi che non fanno più uso di sostanze da anni, che vengono assumendo il metadone e che comunque questo gli permette di avere una vita tranquilla. E infine ci sono le persone che guariscono completamente. Molte persone chiaramente lavorano, siccome sono persone nell'aspetto regolare, cioè voglio dire, non sanno spesso i datori di lavoro che hanno avuto un precedente o ancora in atto un rapporto con il CERT. Burocratici. Tanta gente fa una vita un po' con la famiglia regolare, o non vuole farsi vedere, o hanno un po' la mentalità di paese, qua, o sono presuntuosi. Ci sono tante varie persone, allora associarsi a questo posto gli dà fastidio. Ci sono tanti tipi di persone. Il punto è che se sei un drogato, se sei un drogato e sei ricco, devi camuffare, frequenti un ambiente. Tendi a fuggire, a non farti vedere, ma è chi, cioè è normale, è un po' come avere paura di se stessi, di quello che si è. Non ho questo problema, però posso capire chi ce l'ha. All'interno di questa struttura, cioè nella gente che la vive, è un po' come tutti i sentimenti sono amplificati al massimo livello, sia nel bene che nel male. Cioè qua c'è gente che si pesta per 20 centesimi, e nel bene invece ho visto atti di solidarietà qua che nel mondo esterno difficilmente vedresti. Cioè chi non ha niente si toglie quel poco che ha, un po' il discorso dei paesi poveri, cioè, cose che nel mondo l'egoismo insito nel... È chiaro, magari se ti siedi e appoggi il portafoglio te lo fottono, capisci? Però se sei nella disperazione, esternamente le persone le vedono come non uomini, non persone, capito? Sono un'altra cosa. Ci sono gli animali drogati e gli uomini, capisci? Invece qua è tutto diverso, qua il rapporto è più paritetico con la gente. Bella, meno male! Ma questo si deve seccare come una candela! Tutti, mi faccio Carmelo! Ridi? Sì. Ride bene chi ride ultimo! Da una parte bisogna essere tolleranti, visto il tipo di pazienti, tenendo conto poi che molti di questi pazienti in realtà hanno dei problemi più gravi della tossicodipendenza. Non ci si droga per caso, insomma. Ci sono alcuni pazienti, e sono pochi, che si drogano per una combinazione, perché nell'età giovanile basta dire non usare questo, non far questo, lo fa. La maggior parte di quelli che poi però piomba nel problema tossicodipendenza ha dei problemi psichiatrici più o meno gravi, che vanno dal comportamento antisociale a nevrosi, stati depressivi di ogni tipo, fino ad arrivare a malattie psichiatriche importanti. Che cosa fanno per risolvere il problema di questa piazza? Non parlo di tutto il mondo. Il problema di questa piazza può essere difficilmente risolvibile. Nel senso che le persone che creano qui dei problemi rispetto ai tossicodipendenti in cura in questo posto, quanti sono? Il 5%, il 2%, l'1%, lo 0,5%?
CERT è una struttura creata appositamente per fronteggiare la grossa espansione dell'eroina che c'era all'inizio degli anni 70 e fine anni 80. Poi è diventata una struttura che doveva essere da tramite tra lo smettere di farsi e il rientrare in società come persona attiva, quindi che lavora, che produce. Solo che da questo punto di vista è un completo fallimento, perché mancano strutture, mancano soprattutto fondi per supportare queste persone che comunque anche nel momento in cui trovano lavoro hanno tanti di quei problemi di natura giudiziaria, di natura familiare, di natura logistica, perché non hanno case, eccetera, eccetera, che un problema si accavalla all'altro e in genere è un fallimento. Nel momento in cui il CERT non si può occupare di una cosa, delega a comunità o altri enti a farsi carico dei problemi. Però io, molta gente che ho visto partire di qua, dopo poco tempo è sempre ritornata. La grossa sfida del CERT è questa, la capacità di cambiare il mondo dei tossicodipendenti. Sembra facile, uno dice trovate un lavoro o risolvi il problema, non è affatto così. Quello è il momento più duro, il momento in cui uno ha bisogno veramente di una mano. Però qui la mano è un assistente sociale che ti interroga su quello che fai e che non fai, ma che però non ti chiede mai, ma di cos'è che hai bisogno veramente? E adesso in questo momento parlare di amore o di altre cose mi sembra un pochettino esagerato, però probabilmente di quello. Aiutiamo soprattutto nella ricerca di lavoro, una delle cose principali è quella, poi però aiutiamo anche nella ricerca delle case, oppure offriamo il tè, che può sembrare una cosa piccolissima, però è già un modo per agganciarli, per farli stare in un luogo caldo, per chi proprio non ha altro, almeno una cosa, un minimo per rendere migliore la qualità della vita. E poi ci sono anche dei laboratori, facciamo il corso di informatica, ogni tanto c'è anche il laboratorio di musica che magari qualcuno si riunisce qua e suonano, cantano. E non cercare di sapere. È complesso il fatto, secondo me, che non sai mai chi veramente ti fa una richiesta perché veramente vuole cercare un lavoro, veramente vuole fare quello che ti sta chiedendo. Cioè non sai mai fino a che punto vogliono veramente quella cosa. Tu magari ti impegni, fai tanto, gli aiuti a fare il curriculum, stai tutta la mattinata sul computer a cercare un posto che è un lavoro per loro e poi magari loro non ci sono, il giorno dopo non si ricordano neanche che hanno cercato quella cosa. Sono ingenui, ma alcune cose li vedi proprio che si perdono, c'è proprio come un bambino che da qui a lì si perde a fare questo. Però comunque loro sono dei bambinoni perché hanno un po' la furbizia che il bambino magari ha di meno. Non prendere caramelle dagli sconosciuti. Stai attento con chi vai in giro. Non ti meschia con ascoli e pulisci bene le scarpe prima di entrare in casa. Vai con chi è meglio di te e facci le scarpe. Usa sempre il preservativo. E non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Metti la camera a posto. Rispetta chi è più vecchio di te. Non ti sporcare il vestito nuovo, se no... Chi fa da sé, fa per tre. Quando entri in casa, usa le pattine. I migliori amici sono i parenti. Non dire le parolacce. Sembra un lavoro o qualcosa che, come posso dire, non ti porta a niente, non ti dà soddisfazione, perché poi magari esci fuori e vedi una situazione. Però pensi che, cioè, se non fai neanche quello.
sinceramente sono una negatività assoluta, nel senso che se possono, cioè, a vederli sinceramente fanno una certa, a me fa tenerezza e rabbia, però anche vederli non è che siano una visione tanto trattante. Le dico, la conosceva mio amico, era molto spaventato, specialmente nelle ore in cui non c'era molto passaggio, perché sono persone che possono essere a sorpresa, ecco, magari presi da qualche... Cioè, l'unica cosa che posso dire a livello umano che mi fanno rabbia, non perché fanno diventare la zona meno bella o più bella o meno bella, è vedere se persone che sinceramente mi danno un po' di tristezza. Dico, mi chiamo anche con una bella. Che io vorrei tornare indietro, ma con l'esperienza che ho adesso, nel senso che la droga proprio la eliminerei. Non è la droga che mi ha fatto passare quei bei momenti, sono io che li ho passati. Mi sono sposata 2 volte e ho 2 figli, da 2 padri diversi. Una ne ha 14, una ha 1 anno e qualche mese. Allora, la piccola la vedo 1 volta alla settimana. La grande ultimamente un po' meno, l'ho vista 2 settimane fa che è venuta lei con mia madre a Milano. Deborah, dopo 15 anni di sieropositività, prendendo le cure giuste, lei non è proprio nata sieropositiva. Che cosa pensa di te? Sicuramente non penserà delle buone cose. E per molta gente i drogati sono cattive persone. Ma lo sono veramente? Se no non mi spiego come qualcuno potrebbe vedermi male dal momento che non ho mai fatto niente a nessuno. Adesso per il momento ho bisogno di fare alcune carte e voglio fare qualche anno ancora in comunità per rafforzare un po' il mio carattere. Perché ho bisogno di stare un po' sola con me stessa, senza dover badare alle spese, all'affitto. Il tossico, quando comincia a non aver soldi e star male, nega anche l'evidenza. Non sono nessuno per dover dire chissà che cosa o dover dare dei consigli, però secondo la mia esperienza io dico: mollate tutte le schifezze che al momento vi occupano, magari dei bellissimi momenti irripetibili, ma mollatele, perché alla fine di queste cose rimarrà solo il ricordo e niente più, perché dovrai spendere i soldi solo per star bene. Una semplificazione estrema è il fatto che i tossicodipendenti facciano parte di un gruppo omogeneo, cioè siano una classe. Questa cosa non è vera. E l'opposto, l'altra faccia della medaglia, è che invece una complessità è che ognuno di loro, ma veramente ognuno di loro, ha una storia che chiede di essere riconosciuta, e di essere riconosciuta come tale. Nessuno vuole risposte già preconfezionate per loro, va cercata, e cercarla costa una fatica enorme. I pazienti le riconoscono queste cose, se non li tratti come un tossico o come un numero. Una cosa di cui sono convinto è che le sostanze siano una falsa risposta a dei bisogni autentici dei pazienti. Bisogna essere capaci di far vedere che cosa c'è dietro, quali sono le dinamiche, quali sono le paure, quali sono le inquietudini che spingono verso l'uso di sostanze. Se un paziente riesce nel tempo a continuare l'impegno terapeutico, quello è un buon predittore del fatto che l'esito potrà essere positivo. E devo dire sinceramente che non mancano queste
questi esempi, per fortuna. Prepare your heart not to stop too soon. You cannot walk with us. Dentro la città, sopraelevati, oltre le nuvole, quasi in cielo, c'è un luogo, un gruppo, una riserva di aborigeni, in perenne estinzione. Mettiti la pelliccia della signora. Lì vivono, anzi svivono, un'eterna attesa, sospesi sul lembo di vita dove non si va né avanti né indietro, nella costante immobilità, parcheggiati lì, sopra le vostre teste, tutto il giorno, a struggersi, con un pensiero, sempre quello. Perché a me? Certo che sono convinto. Se fai una cosa devi essere convinto. Io, che ero così un bravo bambino, che facevo disegni bellissimi, ora sono cattivo. Per forza sono cattivo. Mi hanno messo qui. Non sono un medico, non sono uno psicologo, non sono un educatore, sono un drogato. Certo, è il mio lavoro, strano. Perché a me, con tutti i lavori che esistono al mondo, mi è capitato proprio questo. Forse i posti migliori, quelli da bravo ragazzo, erano già tutti occupati. Allora mi è toccato il ruolo del tossico. Tossicomane. Cosa vuol dire esattamente? Beh, forse lo so. Vuol dire stare qui. Ciao. Grazie. Sì, no, non l'ho trovato, però. L'importante è che è chiuso. Dentro la tua città, sopraelevati, oltre le nuvole, quasi in cielo, c'è un luogo, un gruppo, una riserva di indiani, di quelli moderni, metropolitani. Sì, perché tra loro, i drogati e gli indiani, ci sono tante cose in comune. Forse anche gli indiani, se avessero potuto scegliere, avrebbero scelto di fare i cowboys.